Ok, allora perdonateci per questo piccolo inconveniente tecnico, spero che adesso l'audio si sia riassestato su un buon livello. Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questa nostra presentazione del libro Una rosa per Teresina, scritto dal qui presente autore Emilio Grimaldi. Io ve lo dico subito, vorrei andare molto rapido e molto veloce perché abbiamo una scaletta molto ricca e quindi rischiamo di perderci tutti i bei momenti che sono dislocati all'interno di questa nostra piccola grande presentazione. Allora, vi dico brevemente quelli che sono gli ospiti, poi di volta in volta andiamo a conoscerli per bene e scoprire nei dettagli le suggestioni e le prospettive che ogni ospite quest'oggi ci proporrà all'interno di questa nostra presentazione. Abbiamo ovviamente come saluti istituzionali il sindaco di Sersale, Carmine Capellupo, l'assessora alla pubblica istruzione, Serafina Pettinato, scusami, mi sto un po'. Poi abbiamo gli interventi di Emilio Grimaldi, dell'editore Marco Marchese, di Alcide Lodari, nipote di Teresina. Avremo anche delle letture curate dalla professoressa Maria Brutto, che poi al termine di ogni lettura ci spiegherà poi quali sono un po' le curiosità legate a questi brani. Abbiamo il giornalista Luigi Stanizzi e il sacerdote Don Giovanni Scarpino. E in più abbiamo poi due interventi musicali di Mario Migliarese e di Michele Stanizzi. E durante questa nostra presentazione ci sarà un live painting curato da Giovanna Pingitore che in base a quello che noi oggi racconteremo in questa giornata proverà a imprimere su tela quelle che sono le varie suggestioni e vicissitudini all'interno di questa presentazione. Io quindi passerei subito la parola al sindaco Carmine Capellupo per un saluto iniziale. Grazie. No, molto brevemente perché effettivamente gli ospiti sono tanti e graditi e poi dire, ho rivisto con piacere Emilio Grimaldi, che non vedevo da tanto tempo. Complimenti perché so che è la tua settima fatica letteraria, però so che anche questa è stata una delle più emozionanti, quindi voglio dire, da questo punto di vista, quindi abbiamo accolto con piacere. Con Alcide, siamo amici da tanto tempo, ci legano sentimenti di amicizia, una lunga militanza e quindi non potevo assolutamente non accettare il fatto di poter presentare questo bel libro anche nella sala consiliare. La location era diversa, Alcide, perché avevamo pensato a Piazzetta del Tiglio, però purtroppo siamo soggetti a un tempo abbastanza inclemente. Fuori era tutto bagnato e quindi ci siamo permessi di trasferirci qui. Io il saluto mio è soltanto istituzionale, siamo veramente colpiti da queste iniziative culturali che tu stai facendo anche con tanti comuni della nostra zona per presentare questo libro insieme ad Emilio Grimaldi, insieme all'autore. Poi rivedo con piacere Luigi Stanizzi, Maria Brutto, chiaramente avremo modo di vederci in questi giorni di inizio di anno scolastico, quindi avremo un impegno insieme al nostro assessore alla pubblica istruzione e cultura, l'avvocato Pettinato. Don Giovanni, che non vedevo da tanto tempo, è un piacere vedervi qui in questa sala consiliare e penso che sarà una serata ricca di emozioni, ricca di culture, perché quando si presenta un libro c'è cultura e c'è soprattutto emozione. E la cosa più bella è se il libro riesce ad emozionare, abbiamo colto tutto quanto nel segno. E io so che stasera la presentazione del libro di Emilio Grimaldi avrà questo fine e sarà veramente importante anche per tutti noi. Grazie, so che gli interventi sono tanti, quindi ti ripasso la parola Pasquale. Chiederei direttamente la parola alla professoressa Maria Brutto per una prima lettura. Quelli funzionano, non so. Non li apriamo, li apriamo. Avevo chiamato se uno no. che era. Li apriamo. Provando, questo. Vedi? Prova. Ditemi voi come si sente con questo, altrimenti uso. Mi sa che conviene. Prova, prova. Ma quello.
Prova. Sentite? Allora, ragazzi. Sì, lento. Facciamo con questo. Via. Utilizzo questo. No, questo. Vedi? Prova. Perfetto. E tu puoi usare questo. Ok, perfetto. Allora, buonasera a tutti. Un saluto, ringraziamento al primo cittadino universale che ci ospita qui in questa bellissima location. E grazie alla professoressa Vincitore che mi ha fatto da gancio, mi ha chiesto se volevo leggere delle pagine e fare delle riflessioni. Ho detto certamente, se me lo chiede la professoressa Vincitore, che ora scopro essere anche un artista, dico non posso dire di no. Quindi grazie a lei che mi ha dato questa opportunità veramente unica. Ho passato gli ultimi 2 giorni a leggere il libro e quindi anche ad esternarlo, a vedere insieme queste che sono delle suggestioni legate a dei piccoli stracci di libro che va letto per potersi immedesimare nella storia di questi due protagonisti, Eugenio e la moglie Teresina, la protagonista, che veramente ci lasciano un messaggio importante che ora vedremo. Allora, diciamo che questa è un'occasione di lettura e catarsi, se vogliamo, una forma di rinascita. Infatti chi legge rivive questa storia e con essa si arricchisce del sapere e del sapore di umanità, come direbbe Marziale, un autore imperiale. Ma cominciamo la mia veloce passerella di suggestioni quasi scelte dal titolo del nostro romanzo, Una rosa per Teresina. In realtà si tratta di un omaggio non solo a Teresa, apostrofata da un messaggio vivo, ma è un omaggio a tutte le donne che come Teresina assurgono a simbolo di figlia, sorella, compagna, madre e amica. In questo personaggio tutti questi ruoli sono perfettamente fusi insieme in un'alchimia atemporale che si fa più evidente e irrinunciabile durante l'internamento. Infatti lì abbiamo proprio il tempo che si dilata e si restringe come si fa in uno stato di confusione mentale, ma anche di estrema sofferenza. Inoltre compare con tutta la sua forza dirompente e autodistruttiva la fierezza della donna calabrese e di molti principi, magistralmente rappresentata da chi, discernendo il bene e il male, viene tacciata come debole mentalmente, confusa, delirante, pazza, ma giammai viene meno l'umana fragilità della donna sofferente, del costante bisogno di affetto, privatole costantemente in un crescendo di abbandoni e impermanenza. Le figure care della sua vita le vengono strappate ad una, inesorabilmente, da un destino crudele a cui segue una malevolenza ammantata di legalità, connivente con la corruzione, la sopraffazione, il pregiudizio, commisto all'ignoranza e all'arroganza. È tutto molto kafkiano. Il mesto della procura, dove lavorano uomini di legge, e il suo stesso genio ha lavorato, notifica a Teresa la necessità di una visita medica che attesti il suo stato compromesso di salute. Ma lei cosa dovrebbe temere se sa di stare buono? Infatti si ingioiella per raggiungere questo luogo, per il quale il pretore le fila un ricovero e il direttore del manicomio la prende in cura, tra virgolette. Ma quale sarebbe la malattia di Teresina? L'essere ancora avvenente, l'essere donna, l'essere determinata e sensibile con la capacità di giudizio tra il bene e il male, il saper discriminare tra l'essere e il dover essere, tra la realtà e il sogno? Poco importa se Teresina incarna il sogno di tutte le donne, e sì, perché tutte le donne sognano di essere principesse, ma questo sogno, se lucido, non può essere perdonato dal sedicente direttore del manicomio, chiamato ad applicare alla lettera il meccanicismo materico e l'algoritmo lombrosiano, che pretende di ingabbiare l'essere umano nelle formule sterili e stereotipate che nulla hanno a che fare con la psiche e lo stato emotivo di una donna. Qui è stato tolto tutto e si dibatte inutilmente, eroicamente, potremmo dire, per salvare il suo diritto di madre, quindi di tornare dalla figlia, Yolanda, di Ermena, con suo amico. Ha la forza, Teresina, di un personaggio eroico,
quale Antigone di Sofocle, che di fronte a Creonte ha il coraggio di contestare le leggi scritte e lontane dal diritto naturale, che inneggia, nel caso di Antigone, all'amore fraterno, perché era rimasto insepolto. Eugenio e Teresina sono legati da un patto d'amore che va oltre la mera forma, infatti non stanno in tempo a sposarsi. Eugenio sa bene che le leggi senza lo spirito, come diceva Kant, sono vuote. Questa è una citazione bellissima della pagina 47. Il teatro greco ci ha insegnato che esistono le leggi scritte degli uomini e quelle non scritte, a cui mai si potrebbe rinunciare se non tradendo la propria umanità. Lasciando al lettore il giudizio, si manifesta nel romanzo la fallacia ad hominem che conosce il nostro diritto, cioè l'accuso per il quale un'argomentazione viene attaccata non per il valore delle parole, ma per quello che si è. E così i personaggi che cantano la scena a tutto tondo sono coerenti con il loro sistema di credenze e si alternano sul teatro della vita, contrapponendo il bene e il male, il loro valore, senza perdere la speranza che l'amore possa vivere e dare un senso all'esistenza. La cultura e il consenso, un certo l'indottrinamento, rendono capaci di discernimento. Leggo adesso alcuni righi da pagina 61. Sulla questione abbiamo fatto tutti del nostro meglio, è una questione che viene ben risolta con un grano salis, direbbero gli antichi. D'altronde lo Stato, con le sue norme e le sue regole, non è un organismo perfetto, è rappresentato da certi uomini che scrivono le leggi e da certi altri che le interpretano, e ovviamente non coincidono mai. Non è facile, come non è facile capire le vere intenzioni delle persone. Per esempio, se io uccido una persona commetto un reato, ma se la uccido per difendermi l'ho fatto solo per legittima difesa. Qui entra in gioco il diritto alla difesa che è superiore al reo. Stabilire l'esatta dinamica dei contesti è un'attività per cui è richiesta non solo una vasta conoscenza dei codici del diritto, ma anche una certa sensibilità d'animo nel comprendere uomini e cose. E non dimentichiamo l'intelligenza nel discernere il bene dal male, eccetera, eccetera. Sapiente, la tecnica del flash forward, per cui nella breve scena iniziale si anticipano eventi futuri della storia, lasciando che la curiosità del lettore ricostruisca temporalmente la storia ricucendo negli episodi pregressi. In sostanza il narratore fa un salto in avanti per metterci al corrente di una situazione importante e annuncia lo scioglimento di non si capisce ancora quale mistero. Strade e luoghi della Calabria si alternano, alcuni sono caratterizzati, il convinto Pasquale Galluppi, che permette ad Eugenio di avere tutto a portata di mano per la sua posizione centrale in città, e poi paesaggi descritti con quel coinvolgimento emotivo. Belle le descrizioni dei luoghi, dei dall'incipiti su quel castro, che lo leggo su un solo quattro righi. Quando ebbe il tempo, dal castello dei Conti d'Aquino di Belcastro si scorgono le Castella, la punta nord del golfo di Squillace che abbraccia tutta la provincia di Catanzaro, il cuore della Calabria. Il palazzo è un crinale di ulivi che piomba come una prateria scoscesa fino al mare. E questo è l'incipit. Appena ho letto questa pagina ho detto, caspita, sembra qui che il modello sia manzoniano. E poi la rappresentazione di Petitiavoli Castro si trova tra i fiumi Tacina e Soleo, si sviluppa su un crinale che sovrasta il panorama che scende con una distesa di magma verso il castello aragonese e il golfo di Squillace. Un luogo fisico e metaforico è il manicomio di Girifalco, si profila come luogo del dolore fisico,
subisco le terapie invasive e distruttive e del dolore psichico causato dalla segregazione, dall'abbandono, dall'isolamento dei propri cari. La vista delle due sorelle che si abbracciano in un pianto consolatorio è quello di un'umanità ferita e sciolta dalla solitudine che ha pietrificato l'anelito di affettività e vicinanza di chi è caro. Vicinanza negata, elusa, impedita. E tutto ciò in nome di una scienza medica che tradisce il suo mandato ippocrateo quando dimentica di non arrecare danno al malato, che è un connubio, oggi questo la medicina lo sa bene, un connubio biopsichico dove le reazioni chimiche sono intimamente correlate con lo stato d'animo, con il mondo emozionale, la forza d'animo e l'energia corporea. Una scienza che non sa di buono, a cui Cesare nella sua ingenua ignoranza non risparmia i suoi strali, apostrofandola come moda, cioè una teoria passeggera incredibile. In realtà è una scienza asservita ai poteri forti, capace di condizionare i destini, annichiliti da una cultura maschilista e intrisa di pregiudizi, tali per cui abbiamo di fronte una vera e propria arma, un'arma potentissima e letale per chi rappresenta la Romania, il fuori standard. Si pensi alla ragazza che ha subito una violenza ed è in stato confusionale e viene internata come irrecuperabile, come un oggetto senza anima da buttare via. Anche la vedova facoltosa non risponde al modello femminile della donna sottomessa che ha bisogno di lavorare. Quindi, interessante. Una riflessione più puntuale merita, infine, la simbologia del codice 21, riportata nel cuore del romanzo. Leggiamo le pagine che lo chiariscono. Che cos'è il codice 21? Non mi sembra di averlo mai studiato. Questa è la domanda che fa Eugenio Alfredo. Infatti non l'avete mai potuto studiare. Lo chiamo io così. Si tratta di tutte quelle richieste di ricovero nel manicomio di Girifalco. Siccome sono aumentate negli ultimi anni, ho pensato di catalogarle con questa dicitura. Il significato del numero deriva dalla composizione di due numeri, 2 e 1. Come a rappresentare il fatto che la natura duale dell'uomo, maschio e femmina, alla fine si congiunga in unità del genere umano. 21, quindi, sta per 2 e anche per 1. Bellissima scelta! Ma perché proprio questa denominazione avete scelto? Perché registriamo richieste di internamento per uomini e donne, per malati cronici e malati immaginari, per vagabondi e sani di mente, dediti all'alcol e pericolosi. Si tratta di una dualità del genere umano che interessa in qual modo sia le donne che gli uomini. Oggigiorno il progresso scientifico ci suggerisce di liberare la strada verso la conoscenza piena del mondo, degli uomini e degli animali e dobbiamo noi essere in grado di eliminare tutto ciò che contrasta la perfezione. Loro infatti rappresentano il 2. Allontanandoli raggiungeremo il nostro sospirato 1. Scusatemi, signor pretore, ma davvero crediamo di raggiungere la perfezione se segreghiamo in manicomio un vagabondo? Non solo lui, ma anche tutti gli altri. Pensate a vederlo per strada, così malconcio che chiede l'elemosina, non farà che trasmettere tristezza e dolore, sentimenti che non aiutano le persone a migliorare se stessi. Su questo argomento non sono molto d'accordo con voi, perché noi nasciamo piangendo e moriamo anche piangendo. La vita non è altro che un passaggio da un pianto ad un altro, con pochi attimi di felicità, e non sarà certo la vista di persone che mi serve al seguito a migliorare il mio tenore di vita. Questo no, ma almeno non mi dispiacere di vederlo così, e magari preso da disperazione è possibile che ti invogli a fare altrettanto. Oppure con gli alcolisti è la stessa cosa, sono come delle mele marce in un cesto, a lungo andare faranno marcire anche le altre. Eppure le mele devono marcire per dare alla luce ai semi e far crescere un altro albero. Su questo mi cogliete la sprovvista, non saprei come replicarvi, tuttavia vi rammento che abbiamo un grande lavoro. La dualità che tende all'unità è un principio che i testi sacri di diverse religioni perseguono. Essa è consustanziale all'esperienza terrena, perfettibile. L'assunto che su questa dimensione umana possa esistere la perfezione carica di implicazioni aberranti e pericolose che porta alla teoria
priori e della purezza della razza, la dicotomia fra l'io e l'altro, alla teoria del superumismo, alla guerra come unica soluzione, ai genocidi, la cui violenza più efferata si è manifestata con la seconda guerra mondiale. Il manicomio di Giripacco sembra essere, nel suo piccolo, quel luogo istituzionalizzato e invalicabile che accoglie non solo il debole mentale e l'essere fragile, ma chi non rispetta le regole scandite dal senso del possesso e della cultura maschilista. L'uomo parla dei pensieri del corpo della donna, dell'interazione economica della donna interpretata con sospetto e fraintendimento dei luoghi. Il male di vivere è congenito in tutte le creature che trovano ristoro nell'amore, e non c'è amore se non si può scegliere in ogni momento della nostra vita, in libertà e in armonia con se stessi. Allora, sì? Sì, ok. Ringrazio tantissimo la professoressa Maria Brutto per questa intensa ed emozionante lettura che ci ha consentito di farci fare un'immersione quasi totale, no? All'interno dei tuoi brani. Io mi ero ripromesso di essere molto stringato, però in realtà questa lettura mi ha suscitato così tante curiosità che proverò a farti un bel po' di domande, Emilio. Anzi, se vuoi possiamo scambiare un dibattito, magari se riusciamo a riavere il microfono, così abbiamo un colloquio magari più diretto. Che dici? Allora, Emilio, la prima domanda che mi sorge spontanea al termine della lettura è proprio questa, diretta. Cosa ne pensi del fatto? No? Mi sono molto emozionato io che non sono l'autore del libro. Come ti senti tu, tra virgolette, a vedere questa sorta di corpo e di voce esterna che legge i tuoi brani, magari con un tono anche diverso rispetto a come li avevi immaginati tu in fase di stesura? Sì, sì, molto emozionante quando qualcuno legge qualcosa che tu hai scritto, non solo, ma è come se venisse interpretato da un'altra persona. Quindi è come se ti sdoppiasse, è come se riuscissi finalmente a renderti conto che quello che hai fatto, quello che hai scritto, non appartiene a te, ma appartiene agli altri. A questo punto, no, mi incuriosisce pure un passo, no, della sinossi che ho letto sul libro, e mi vorrei riallacciare a quel discorso fatto dalla professoressa sulla situazione un po' kafkiana dei due personaggi, in cui dici praticamente che questo è un libro che non vuole essere un libro di denuncia, un libro che vuole ricercare a tutti i costi la verità, ma vuole essere un libro che ama il ricordo delle persone che non vogliono essere dimenticate. E quindi mi sembra che questa frase calza perfettamente con il tuo discorso sul voler lasciare un qualcosa agli altri con la mia opera. Sì, se questo libro l'avessi scritto, se il cinema avesse contattato 10 anni fa, l'avrei scritto diversamente. Avrei avuto molto più rabbia questo libro, verso l'ingiustizia subita, verso l'ingiustizia subita. Adesso che sono cresciuto, che ho avuto diverse esperienze, soprattutto che sono diventato padre, ho acquisito una maturità diversa, non so se è migliore rispetto a quella prima o meno. Cioè, ho capito una cosa, anche grazie alla mia vita, alla mia ultima vita passata, grazie anche all'assessore di un dito Dio, e cioè che il passato, l'ingiustizia del passato non può essere colmata con la giustizia. Cioè l'ingiustizia può essere colmata solo con l'amore. Perché l'amore travalica le dimensioni del tempo, passato, presente e futuro. Il tempo ovviamente ha le sue dimensioni, però ne ha anche un'altra, è quella dell'infinito, quella che riflette l'orizzonte del nostro pensiero, del nostro vivere, del nostro vivere. Quindi, non è stata una cosa che io ho congegnato prima di scrivere, ma qualcosa che è venuto fuori nel momento in cui io ho sciolto quello che avevo dentro, quello che è la storia di Teresina, la storia, il grido di dolore di Teresina dentro il manicomio mi ha aiutato, mi ha accompagnato
poi a tessere una tela che poi si è ricongiunta quasi tutta dal lavoro di Eugenio nelle diverse cancellerie, alla denuncia, questa sì, della medicina non cristiana, all'ingiustizia subita da Teresina, ma non solo da Teresina, da tantissime donne, bastava essere sola per venire marchiata di qualcosa. Quindi stasera addirittura una persona mi ha confidato che una sua parente era stata in chiusa in manicomio proprio negli anni 20, secondo scorso, con le stesse motivazioni, lucida, sentimento, però il problema del manicomio di quegli anni è che faceva diventare veramente pazze le persone, matte le persone, non le guariva per tanti motivi. Certo, adesso viene da sorridere, però dobbiamo riflettere, perché i tempi cambiano, ma ritornano sotto altre vesti, sotto mentite sfoglie. Bisogna stare molto attenti a imparare dal passato per evitare che gli errori del passato si ritornino a commettere anche adesso. E grazie alla memoria. Memoria non è... io ho un concetto particolare della memoria. Non è come incolla la memoria. Non è come il copia e incolla di adesso. Come la velina delle prime macchine da scrivere. La memoria significa avere verso un'informazione, una notizia, un atteggiamento, un sentimento che la inglobi, quell'informazione. E il sentimento devono essere tanti, tutti arricchiscono, però c'è un sentimento principale, un sentimento che deve riuscire a mettere d'accordo, vendetta, giustizia, verità. E c'è questo sentimento di amore che lega tutto e permette agli altri di raggiungere una dimensione veramente atemporale, così come hanno dato bene la dirigente. Farei un applauso tua bella riflessione. Io, se posso permettermi di fare un'osservazione, colgo in queste tue parole e in questa tua opera quella tua dimensione, se vogliamo, tra virgolette, introspettiva, no? Che mi sembra rappresenti un pochino tutto il tuo percorso autoriale. Però a questa, diciamo, dimensione introspettiva c'è soprattutto una parte narrativa molto forte. La professoressa prima parlava della tecnica del flash forward, in cui tu anticipi delle cose che accadono ai protagonisti, che è una tecnica narrativa molto moderna che viene utilizzata oggi ad esempio nelle serie televisive. Quindi mi colpisce molto questa tua modernità nell'utilizzo delle tecniche narrative, pur rispettando quella tua introspezione che credo sia una tua componente autoriale, e allo stesso tempo questa sorta di passeggiata su quella che comunque è stata la grande storia della Calabria a cavallo tra 800 e 900. Quindi queste tre dimensioni temporali e atemporali, come sei riuscito a coniugarle tra di loro all'interno di questo romanzo, di questo libro? Sì, quando ho iniziato a scriverlo io avevo una montagna da scalare, la cima di questa montagna era rappresentata proprio dal manicomio, e io ho pensato che a questa montagna dovevo arrivarci, però nello stesso tempo dovevo staccarmi, doveva essere una passeggiata, sia per me che per gli altri. Quindi ho un po' navigato su queste colline, no? Queste colline, quindi sulla storia del cancelliere Eugenio, tra le aperture di Catanzaro, Petire Policastro e Gasperina, e l'ho fatto cioè rispolverando un po' la storia, la riforma della giustizia amministrativa che lo Stato italiano era appena nato, quindi l'obiettivo dello Stato, del pensiero statale, della cultura, anche scolastica statale, era quella di rendere gli italiani, quindi fatta l'Italia bisognava fare gli italiani, un uomo nuovo dell'Italia. E poi ovviamente questa è la teoria, può essere il titolo di un libro, all'interno del quale ci sono diverse situazioni attraverso cui questo principio si è cercato di realizzare, come la riforma della giustizia amministrativa, quindi l'inaugurazione. Interromperti al volo, quanto è stato complicato il lavoro di ricerca in fase di stesura del libro, soprattutto di ricerca storica?
Allora, la ricerca storica dobbiamo un po' distinguere le notizie accertate, documentate sul libro sono me le ha trasmesse nipote di Sia Luca, io ringrazio, non finirò mai di ringraziare per questo arduo compito che mi ha assegnato qui al Ciro Dali e Gilda Lettieri. Poi ovviamente ho bisogno un po' di ampliare, no? Di ampliare questa notizia storica accertata, quindi il lavoro di igiene, delle macellerie, delle culture, della provincia di Catanzaro, la cartella clinica. La cartella clinica di Teresina in manicomio e poi è stato facile perché nel momento in cui mi sono posto l'obiettivo di raggiungere la montagna io ovviamente avevo bisogno di alcuni strumenti e mi sono passato questi strumenti sono stati la riforma sia della giustizia che sia scolastica, no? E poi io parlavo con Ghiacci, siamo stati molto tempo al telefono perché volevo che lui mi trasmettesse, anche se ovviamente non potevo trasmetterlo perché sono passati più di 100 anni, come pensava Eugenio. Allora diceva il principio di legalità, Eugenio era severo nelle leggi, era giusto. E allora lì è anche qualcosa di mio, della mia esperienza, il mio, come si dice, background. Allora io immaginate Eugenio, Eugenio è il castello di Belcastro, tutti quei pilastri, no? Come i pilastri del diritto, lui voleva essere un pilastro del diritto e nel suo piccolo si è impegnato a essere così, per cui poi e poi si affaccia, con questi strumenti mi sono creato un sentiero bellissimo che spero che attraversino anche i lettori, così come l'ho trasmesso io. Ovviamente quando si arriva in cima, lo spettacolo non è bellissimo, sì, che è semplicità, cioè qualcosa. Tutti i sentimenti belli sono sempre dialettici, non c'è la bellezza in senso lato, se non c'è anche il dolore. È come vedere le stelle sono belle e luminose perché c'è il cielo, c'è il cielo buio. Se il cielo fosse luminoso, le stelle non si vedrebbero. A proposito di cima, di raggiungere la cima e di consentire al grande pubblico di godere dello spettacolo, vorrei fare una domanda all'editore Marco Marchese dell'Officina Editoriale di Tacleto. Cosa ti ha convinto nel proporre nel tuo, diciamo, bagaglio editoriale questa opera scritta da Lidio Primatti? Quando Lino me lo ha proposto, e me lo ricordo perfettamente, una sera mi telefonò con il suo grande entusiasmo, mi parlò di questa storia, mi disse: guarda, io devo raccogliere questa storia bellissima, però voglio consultare con te, cioè, voglio dire, parte che Lino è una persona contagiosa nel senso che ti coinvolge nelle sue emozioni, ti coinvolge nei suoi progetti, però sono saltato subito sulla sedia, ho detto sì. Questa è una storia che deve essere raccontata, perché ancora le storie, chiamiamole manicomiali, non sono emerse, è una storia troppo recente, e sono passati 30 anni, 40 anni, meno di mezzo secolo. Okay? Quindi questa qui è tutta una vicenda umana che ancora deve essere consegnata agli storici affinché poi dopo facciano i dovuti link anche con il clima di quel periodo, che era un clima che sicuramente marginalizzava le donne, un clima assolutamente misogeno, dove le donne erano considerate poco più di suppellette, di strumenti. E tutto questo va consegnato alla storia, ecco perché come casa editrice ho voluto pubblicarlo subito questo libro, perché questo è un libro importante che incomincia insieme poi dopo a tutte le altre storie che verranno in futuro, tutto questo lavoro di ricerca aiuterà chi poi dopo metterà in filo tutti quanti i puntini di questo periodo tragico della storia, perché fino a quando voglio dire, si è arrivati poi dopo alla Gioia Saglia,
La legge Basaglia naturalmente è stato il primo passo, ma noi ci dobbiamo ricordare che in Italia poi dopo fu chi diede il là per l'applicazione proprio della legge Basaglia. Lo ricordano in pochi, però questo personaggio lo conoscono tutti. Mimmo Modugno. Mimmo Modugno con il Partito Radicale da senatore della Repubblica. È stato lui, insieme al Partito Radicale, che pretese l'applicazione della legge Basaglia, perché non bastò la legge Basaglia per chiudere i manicomi. E se andiamo a vedere ancora la storia, ci sono ancora, cioè fino a pochissimi anni fa, parliamo di 4-5 anni fa, ci sono state strutture che ancora sono state strutture manicomiali vere e proprie, che sono rimaste ancora aperte, che erano i famosi OPG, gli istituti penitenziari e giudiziari, okay? Veramente una vergogna per l'Italia. Ecco, l'importanza di questo testo risiede in questo. Io ho voluto pubblicarlo come casa editrice perché abbiamo la necessità di raccogliere queste storie per consegnarle agli storici, quindi agli addetti ai lavori, per consegnare poi dopo alla memoria collettiva la verità su un periodo che è stato veramente tragico. E vedete, purtroppo noi non possiamo fare nessun atto di riparazione contro tutto questo, è impossibile. Chi è finito nei manicomi, chi è morto di crepacuore, chi è impazzito, chi è entrato sano ed è impazzito nei manicomi, sono storie umane che noi non recupereremo più. Però c'è una cosa che possiamo fare: ridare loro la dignità che meritano attraverso queste iniziative. Hai detto prima che l'entusiasmo di Emilio è contagioso, però mi pare di capire che anche il tuo entusiasmo non sia da meno, nel senso che dalle tue parole traspare un grande amore verso le tue pubblicazioni. E quindi io so che non è la prima volta che la strada tua e quella di Emilio si incrociano, quindi vorrei sapere un po' qualche magari curiosità per il pubblico presente, magari una chicca, un dietro le quinte. Come insomma si instaura il lavoro, il dialogo che avviene tra di voi in fase di stesura, di editing e di creazione del libro prima di portarlo, diciamo, a conoscenza del pubblico? Beh, allora, Emilio a livello tecnico nel rapporto fra editore, autore e autore, il rapporto è un rapporto facile, assolutamente, perché Emilio scrive benissimo ma soprattutto poi diventa facile quando scatta già una sintonia. Noi ci conosciamo da tantissimo tempo, io non ricordo più l'anno, però penso siano passati nel 2008. Quindi sono passati già un po' di anni quando tu scrivevi per un po' di anni. Esattamente. E mi colpì l'intraprendenza di Emilio, e con la nostra casa editrice, con l'Officina Editoriale del Decreto, questo è una rosa per Teresina. È l'ultimo dei volumi pubblicati, perché Emilio ha anche questa capacità straordinaria di saper raccogliere le storie umane e scriverle, trasmetterle. E questo qui non è una capacità, non sono capaci tutti a fare questa cosa qua, perché Emilio ci mette il cuore, ci mette il trasporto necessario affinché il libro poi dopo ti cattura. E allora mi vengono in mente Radical Show, per esempio, che è una storia, anche questa è una storia vera, raccolta e contemporanea, assolutamente contemporanea. Mi viene detto un dito di io, che è un testo filosofico molto profondo, e mi viene in mente quello che sarà il prossimo futuro, che è la... Vogliamo uno spoiler. Facciamo uno spoiler? Possiamo farlo questo... Piccolo spoiler, insomma, nel prossimo futuro ci sarà la nuova edizione integrale di un libro drammatico e bellissimo, che è autobiografico e che è il giovane Emilio. Emilio, vuoi aggiungere qualcosa a queste considerazioni, tra virgolette, editoriali? Sì, mi viene in mente, vabbè, all'inizio abbiamo trovato un gruppo molto WhatsApp per condividere
va passo passo la creazione del libro con Alcide e Marco. Nel momento in cui si avvicinava la cima della montagna, allora io ho scritto, ragazzi, cioè non ragazzi, amici, domani inizierò a scrivere il capitolo. Non lo so, e per te sarà che anche il capitolo del mondo. Ma allora Marco mi scrive subito, e come mi scrive? Immergendomi completamente in lei. Vedi che questa cosa ti toccherà così come a te. Io ho risposto, non conosco un altro modo per scrivere le storie delle persone. Quindi, a proposito di storie e a proposito di persone, abbiamo un discendente diretto di questa nostra grande forza eroica, come la descriveva prima la professoressa Bruzzo. Come, diciamo, qual è stato il tuo apporto in fase di stesura e di creazione di questa opera? E come hai letto e interpretato, quali sono state le emozioni che tu hai ricevuto quando hai letto per la prima volta l'opera completa? Sì, grazie. Consentimi solo un piccolo passaggio, andrò a pillole, risponderò anche a questo, anche perché il tempo stringe, però mi pare doveroso fare io un po' di onore di casa e ringraziare intanto il sindaco e l'assessore per la disponibilità che hanno dimostrato e la sensibilità che hanno voluto che a Sersale si presentasse questo libro. E a me faceva piacere, perché Sersale è un paese vicino del Castro, fa parte di questo comprensorio, abbiamo dei fiumi che ci dividono e si congiungono, e quindi voglio dire, era una cosa che io tenevo e ringrazio per la disponibilità. Con Carmine non ci sono parole, perché ci siamo un po' cresciuti insieme sotto mille profili. Dico grazie a te, grazie all'assessore per la disponibilità che non conoscevo, ma io dico grazie a tutti voi, non vi cito uno per uno, perché siete amici e vi siete veramente interessati subito, perché non è facile per trovare persone disponibili a collaborare alla persona di tutto. Grazie, inutile citarvi tutti, da Luigi alla dirigente scolastica, a don Giovanni Scappino, che è anche il mio parroco, il mio referente cattolico, diciamo così, i nostri musicisti, Mario Vino Migliarese e Michelino Stanizzi, che stasera ci aiuteranno con qualche brano. Guarda, si risponde alla domanda. Questo libro nasce, è voluto da me e da mia moglie. Io vi ringrazio, perché senza di lei, questo libro forse non sarebbe mai venuto fuori. Perché? Perché quando abbiamo cominciato a raccogliere tutta la documentazione, no? È stato un lavoro lungo, abbiamo girato prima la cartella clinica, poi siamo andati ai vari comuni, per Viglia, per Castro, per Catanzaro, Gasperini, perché dopo raccogliere il materiale per poi poterlo fornire ad Emilia, cui io ringrazio e va tutta la mia stima, perché senza di lui questo libro non c'era, senza l'editore Marco Marchese, perché ci hanno creduto in questa storia. Ma devo dire che la emozione che noi abbiamo provato io e mia moglie è stata grandissima. La cosa più brutta è stato rileggere la cartella clinica, guardate, perché noi abbiamo voluto questo libro perché non vogliamo né vendette né odio, assolutamente no, però volevamo ripristinare la verità che in un secolo non era mai apparsa. Mia mamma ha avuto il riconoscimento del cognome dopo 70 anni, cioè voglio dire, però grazie a Dio era vivente, campava, e quindi ha avuto questa grande soddisfazione perché a mia mamma gli avevano inculcato queste persone che poi l'hanno cresciuta, che l'hanno cresciuta, che in effetti la mamma l'aveva abbandonata. Dice, alle carte non è così, la mamma ha sofferto fino all'ultimo, chiedendo sempre di questa figlia, però nell'intento di chi l'ha portata lì era quello di fargli credere che la mamma l'aveva abbandonata. Lei c'era un testamento logico che avete trovato sul libro tutti, quindi era notorio a tutti, tant'è che ci fu una richiesta
Vale, grazie per la tua moderazione. Neanche devi dirlo. Se ti cito per ultimo, e ci fu proprio questa richiesta di affido, di mia mamma, e questi erano conoscenze del testamento. Questa è la cosa che a me, a mia moglie, ma a tutta la mia famiglia, i miei fratelli, i miei nipoti, io ringrazio per la libertà, per il volontato che mi hanno dato di poter andare avanti. E questa è la cosa più brutta che noi abbiamo vissuto. Cioè, voglio dire, tutti i parenti sapevano questa storia. Potevano dire, vabbè, a noi non cerchiamo né eredità e né vendetta, ma cerchiamo solo la verità e dare dignità a due povere donne. Questo abbiamo voluto con questo libro. Grazie. Ascolta, vorrei chiederti, mi hanno colpito molto le tue parole. Noi non vogliamo né odio né vendetta, ma vogliamo restituire dignità e ricordo a due splendide persone. E questo secondo me è una frase molto forte che insomma nobilita secondo me tutto il percorso di questa opera. E appunto io mi incuriosiscono poi anche e soprattutto le vicende umane che poi si possono cogliere all'interno di un excursus così importante. E quindi io vorrei proprio chiederti, come ho chiesto curiosità a loro, vorrei chiederti a te proprio diciamo in una fase di elaborazione iniziale, se vi è capitato di leggere qualche brano in anteprima, se ci sono stati dei momenti in cui con Emilio ci sono stati magari scontri o dialoghi rispetto all'opera, oppure se insomma è stato tutto un meraviglioso percorso. No? Allora io ribadisco ancora. Si sente, sì? Sì, sì. E ringrazio ancora Emilio. No, abbiamo lavorato in un modo, in sincronia perfetta, serate intere, d'inverno, abbiamo passato insieme come due fidanzati al telefono e telefonati parlavano di due ore, tre ore. Io gli spiegavo perché Emilio, giustamente che scrivo le cose delle medesimate, scrivo così, non è che scrivo così oppure al contrario. No. Mi ha chiesto ad esempio, ma secondo te come sei fidanzato tuo nonno con la ragazza di Petilia? Io questo gli ho detto, Emilio, mi metti in difficoltà, perché se mi chiedi una cosa dove io ho una documentazione ti posso rispondere, no? Ma ti chiedo una cosa. E allora lui, bravissimo, ha pensato che forse era la strada anche giusta che abbiamo percorso. Mai. Abbiamo lavorato sempre in sincronia. Gli occhi, anche il colore degli occhi. Anche il colore degli occhi mi ha detto, io ho riguardato la fotografia, ho riguardato i miei nipoti e c'era qualcuno che aveva gli occhi come mia nonna. E quindi gli ho detto. Insomma, Isabella, perché il colore degli occhi è importante, no? Perché ovviamente da un piccolo dettaglio può essere un'opera. Perché ovviamente chi leggerà il libro poi sa a cosa mi riferisco, no? Perché quello degli occhi si abbina a quello dell'abbigliamento e al momento iniziale di conoscenza e anche dell'innamoramento, insomma, no? Ovviamente l'amore non si può descrivere, si descrivono le cose, i dettagli attraverso cui l'amore si è realizzato, si esprime, però l'amore in sé come fai a descrivere? Emilio, se faremo il prossimo libro poi vediamo di che cosa va a fare assieme, visto che ci sono niente, grazie, il libro va letto, è una storia bella, come dico sempre, intrigante, anche se qualcuno mi ha scritto, ma poi è tragica, però non devo dire la verità, che facevamo, cosa sposavano, no? Questa è la verità, l'abbiamo ritrovata alla luce e di questo io ne sono convinto con grande umiltà. A me non mi interessa le copie dei libri che si vendono a casa, mi interessa l'editore, a me mi interessa il successo del libro e che la gente lo letta e poi alla fine sia soddisfatto, perché questo libro, come ha scritto qualcuno, anche qualche amico giornalista, si legge come l'aria. Grazie a tutti. Grazie. Allora, dopo questa nostra prima tranche, se vogliamo, no? Qui abbiamo approfondito delle cose che a me sono sembrate davvero molto, molto interessanti e colgo l'occasione per ringraziare voi per avermi coinvolto in questa giornata che mi sta emozionando tantissimo. E a proposito di emozioni, io a questo punto proporrei al nostro
cantautore Mario Migliarese di proporci un primo brano dal titolo A Luna. Grazie, un applauso. Questo brano è femminile perché parla di quello che tutti quanti ci portiamo dentro. Da Petronella il sale e anche da Belcastro si vede il mare ed è uno spettacolo incredibile, soprattutto di notte quando la luna sorge e si vede questa striscia luminosa. Io da bambino guardavo questo mare e restavo stupito e mi domandavo quelli che vivono vicino al mare, come lo vivranno quando c'è la luna? E ho immaginato la luna come una donna che registra tutto quello che avviene nell'umanità e soprattutto nella vita di quelli che vivono di mare. E c'è questo pescatore che parte di notte per andare a pescare e ritorna la mattina e affronta il freddo, le intemperie, la pioggia, e il dubbio di non trovare niente da mettere, da portare a casa. E mi sono domandato, ma cosa dà la forza a queste persone di partire, di mettersi in gioco, di soffrire? E ho pensato che il motivo unico è questo, è quello che trasfigura la nostra vita, come ha detto Emilio, è quello che ci portiamo dentro. In fondo quello di cui abbiamo bisogno per essere felici è pochissimo. Abbiamo bisogno della sicurezza di un tetto sotto il quale ripararci dal freddo della vita. Abbiamo bisogno degli affetti che ci diano questa gioia e di qualcuno che ci attenda quando noi torniamo a casa per non sentirsi soli. E questo pescatore rappresenta tutta la nostra umanità, a Luna. Tu
Uccidono chi mi veste la sua luce, astilla lo splendore chiaro e dolce, astilla chiaro e dolce. E quindi approfitterei del suo ingresso per cedere la parola alla nostra assessora alla cultura Serafina Pettinato. Buonasera a tutti. Sì. Beh, io ho apprezzato il contenuto di questo libro in quanto lo trovo pieno di contenuti e frutto di tante riflessioni. Una prima riflessione non è certo banale che mi ha indotto la lettura è che ancora una volta emerge un dato costante che il pregiudizio nei confronti delle donne è vecchio come il mondo da sempre, quindi emerge la figura di questa donna tanto amata da Eugenio, un uomo di legge, quella stessa legge dove lui voleva costituire un pilastro per la legge, la stessa legge che poi ha portata all'internamento presso il manicomio. Quindi ancora una volta questa lettura per me è stata sentita, l'ho apprezzata tantissimo, ho visto come emergevano quei sentimenti, come lo scrittore ha fatto emergere delle emozioni, e nella lettura emergeva questo, la descrizione, i luoghi, quasi è riuscita a trasmettere le emozioni, le sensazioni che provava Teresina. Questo non è una cosa scontata, perché non tutti gli scrittori riescono a trasmettere questo. Una storia veramente commovente, devo dire, ripeto, la cosa che mi ha colpito ancora una volta è il pregiudizio verso la donna, perché le donne purtroppo ancora oggi dovrà convenire come anche la dirigente, sicuramente siamo oggetto di pregiudizio, lo siamo ancora oggi perché dobbiamo dimostrare quello che siamo. Immaginiamo in una società patriarcale come era quella lì, una società che tra l'altro si avviava verso ad essere una società di scienza, e fu proprio quella scienza che portò Teresina all'interno nel manicomio. Quindi, che dire, questo è un libro pieno di grandi elementi significativi che può portare solo il lettore a degli spunti di riflessione e capire che comunque dovremmo essere liberi da questi pregiudizi che ancora ci portano, ci governano in tutti i settori, in tutti i contesti e che danneggiano
le donne e in genere tutti gli uomini, quindi che dire, per me è stato un privilegio poter essere parte di questo evento, ed è stato un momento importante per conoscere Emilio Grimaldi, che non mi posso nascondere e dire che non avevo delle letture, quindi con questa lettura ho conosciuto anche la sua pregiata penna, quindi grazie e buonasera a tutti. A questo punto, da giornalista a giornalista, cederei la parola a Luigi Stanizzi. Sì. Grazie. Dopo gli interventi dell'ideatore del libro, dell'autore, dell'editore, del presentatore, della relatrice, dell'assessore alla cultura, con l'occasione per ringraziare l'ospitalità provenziale dell'amministrazione comunale. Io che posso dire? Avete parlato di chi realmente ha costruito, ideato, scritto il libro. Io posso dire solo sciocchezze. La prima sciocchezza è questa. Sgombriamo immediatamente il campo che si possa trattare di un'operazione, come dire, marginale o provinciale o regionale. Questo secondo me è un evento di caratura nazionale e sollecito e invito l'editore a non limitarsi esclusivamente a un lavoro di presentazione dell'opera, che per la verità è ammirevole, perché è capillare, perché io non ho incontrato nessuno al quale accennato, che sarebbe dovuto venire a sensare per intervenire nella presentazione della nostra Teresina. Tutti conoscono questa pubblicazione, quindi avete fatto una bellissima operazione di marketing. Ma non è che il libro è conosciuto perché solamente ci avete saputo fare, è conosciuto perché evidentemente piace, perché evidentemente ha dei contenuti. È un libro che denuncia un sopruso di una donna che è poi la mamma di Alcide Godari, Yolanda, no, la nonna è quella che è stata rinchiusa nel manicomio. Alcide Godari è una personalità molto nota in ambito professionale, politico, e non aggiungo altro. Per cui questo corrobora ulteriormente il valore del libro. Quindi, a Roma, a Milano, con magari uno psichiatra che entra nel merito, no, di questa valutazione che hanno fatto nei confronti di Teresina, come giustifica. Certo, non c'è più nessun tipo di risarcimento da poter chiedere, però c'è anche un risarcimento di memoria che avete fatto col libro. Ma dobbiamo anche dire che ci sono i cattivi, no? Questa operazione di verità l'avete fatta, e non è solo di carattere letterario. È letterario perché Emilio Grimaldi, nei binari ferrei dentro i quali si è dovuto muovere per scrivere il libro, ha dovuto affrontare problemi insormontabili. E l'editore e l'autore lo dicono tranquillamente nella onesta copertina: una rosa per Teresina è un romanzo liberamente ispirato alla vera storia di Eugenio Gimignano e Teresa Lucano. Quindi, liberamente, però all'interno della vera storia. Vai amore, se liberamente nell'ambito della storia, perché lui, appena sono arrivato, mi ha chiesto: ma com'è? Ti è piaciuto questo libro? Stavo per rispondere, per dirgli queste cose, ma non sono fatte in tempo, e quindi gliele dico adesso. E lui ha faticato enormemente, perché si è dovuto attenere alla vera storia, e poi quando ha avuto qualche immagine, naturalmente è uscito fuori Emilio Grimaldi, è uscito fuori quando doveva parlare genericamente di giustizia, è uscito fuori quando doveva parlare del paesaggio di Bergasco, o di Gasperino, o di Catanzaro, insomma è venuto fuori quando c'era da accennare a una tradizione calabrese, a un aspetto
del carattere umano, i sentimenti, ecco, lì è uscito fuori il mio rimando. E quindi ha dovuto, come dire, faticare per stare nella storia, no? Ed è già un miracolo che non siano entrati in collisione con l'ideatore del libro, perché qua parliamo di vita. La gente che legge questo libro, il lettore, non è che legge un romanzo e i personaggi se li è inventati l'autore, no, qua i personaggi sono persone vere. Qua c'è una donna, una ragazza che va rinchiusa in un manicomio, e da quel che si legge dalla documentazione sanitaria che avete avuto l'abilità di trovare, questa non aveva nulla di psichiatrico. E quindi quando uno legge la storia di questa donna, anche se non c'è più, legge con un certo interesse, legge con, la sente vera questa storia. La verità va cercata, voi l'avete cercata, non è che sia un caso particolare o rarissimo trovare queste storie nascoste nelle nostre famiglie, ma sono molto comuni, di figli legittimi o meno legittimi, meno legittimi o altre cose del genere. Per cui il merito vostro è averla cercata, questa storia me l'ha tirata fuori. Io sono rimasto davvero colpito dall'autenticità della ricerca e dalla bellezza della scrittura, e come ho accennato ad Alcide Lodari, ho dato il testo di questo volume io lo chiamo il nostro regista di fiducia, Eugenio Attanasio, perché quando c'è qualcosa da proporre, io, come dire, mi rivolgo a lui. Poi gli ho detto: guarda Eugenio, leggi questo libro, vedi. Eh sì, infatti quando ne abbiamo parlato ti ha fatto molto piacere questa cosa che ti ha accennato. Eugenio, vedi, leggi questo libro, la storia è vera, è scritta in maniera accattivante, vedi se se ne può trarre un film, un docufilm che appunto tratteggi sia le personalità delle persone che vengono descritte nel libro, sia dei luoghi, degli ambienti. E quindi rimane tutti questi spazi, descrive l'apertura, descrive il tempo in cui, storico in cui è ambientato il romanzo. Io non la tiro lunga, però volevo fare delle domande. In pratica la mia parte l'ho letta con calma, poi la parte successiva, quando mi ha detto Alcide se avrei fatto così un breve intervento, l'ho letta più velocemente, quindi probabilmente non ho colto delle cose. Chi è quell'uomo che, chiedo scusa al pubblico perché non ha letto il libro, per cui proprio telegraficamente, che all'albergo insomma si vede uscire dalla stanza di Teresina e poi convince il portiere a presentare la denuncia? Non ho capito di assolutamente cosa c'è. Poi facciamo lavorare il moderatore, cioè litighiamo un pochino, perché altrimenti poi il moderatore non fa il suo lavoro. Okay. Se no tutti quanti diciamo bene, facciamo. Allora, questa devo chiedere all'autore. Voglio essere provocatore. Questa è una verità, è la vostra verità. Che probabilmente è quella che si avvicina di più. Dovremmo sentire le altre campane, purtroppo però hanno suonato veramente in maniera tragica leggendo questo romanzo. Perché non si è sposato immediatamente? È rimasta incinta una ragazza a Pietina Policastro. Vabbè, in quel periodo, in quell'epoca, non oggi, no, è rimasta incinta. Perché non si è sposata immediatamente? A Pettiglia una volta, insomma, si va a scusare, almeno. Io continuo a non fare il mio lavoro e cedo le parole. Perché non la riconosce subito questa bambina? Perché non la riconosci immediatamente questa bambina? Chi vuole rispondere? Okay. Alla prima mi offro io come... No, beh, mi hanno proprio dato l'altro. Guarda Luigi, noi abbiamo scritto insieme... Abbiamo ricercato con la mia moglie, come abbiamo detto, non vogliamo giustizia. Noi sappiamo perfettamente chi è stato, sappiamo perfettamente.
e abbiamo voluto evitare, e io ad Emilio gli ho raccomandato 300 milioni di volte chi era il soggetto, ma non sappiamo chi era il soggetto. Il soggetto era, lo dico, non assumo tutte le responsabilità, anche perché quello che dico è documentato, quindi non dico una cosa perché me l'ha detto. Quando ero giovanotto, quando ero ragazzo, mi dicevano tutto al mio paese. Però noi abbiamo dei documenti inconfutabili, tu l'hai visto il documento, non è che non l'hai visto. Quindi finanche dopo un mese che mia nonna Teresina deposita il testamento a Gasperina, qualcuno richiede la copia al notariato di Catanzaro e lì viene annotato. Non lo diciamo chi è. Secondo passaggio, quando il giudice Emilio poi lo scrive sul libro, tutelare dice, ma questa bambina chi la affidiamo? La mandiamo in orfanotrofio? No, dice un parente diretto, no, me la piglio io la bambina, e anche questo, e noi abbiamo la copia integrale della richiesta fatta al giudice. Io sottoscritto, papà, quale parente diretto, e che fa? Qui fa un atto di furbizia, questo lo dico. Che cos'è la furbizia che lui applica? Lui è un'altra, mio nonno è un genio, ha una sorella che non viene mai citata, di nome Virginia, non viene mai citata, e cita alcuni cugini che sono sul libro, che mi ha riportato e quindi non dico nulla di nuovo, che sono di Catanzaro. Perché dice questo? Perché quelli abitano a Catanzaro, sono parenti di secondo grado, e io sono parente diretto, quindi tocca a me l'affido della bambina. Ma secondo voi voleva l'affido della bambina per quale motivo? Ci metto un punto interrogativo, così vi leggete il libro e lo capite, grazie. Io mi sono offerto invece per rispondere all'altra domanda, che è molto interessante, perché chi leggerà il libro, questa è una domanda ricorrente in realtà, perché non sono riusciti a sposarsi? Allora, lo dobbiamo contestualizzare su un territorio di un secolo fa. Muoversi per esempio da Catanzaro anche fino a qui, cioè era un viaggio, ma era un vero viaggio, o addirittura muoversi fino a Petilia Policastro, erano viaggi quasi epici, ti potevano prendere più giornate. In più resta, come si dice, il sapore di una domanda alla fine della lettura: ma tutti questi trasferimenti, ma perché? Io non mi spiego oltre, perché altrimenti toglierei il gusto di ragionarci a voi, che magari poi dopo lo leggerete. Dico, ma perché tutti questi trasferimenti? Comunque io, a proposito dell'uomo misterioso, vorrei dire, prima la domanda io l'ho fatta, ho chiesto se ci fosse stato un dialogo, uno scontro tra loro due in fase di stesura, quindi è stata, come dire, una domanda meno diretta della tua. Quindi, anche se non sembra un po' io, il mio lavoro lo faccio. Forse mi diceva Alcide, voleva aggiungere qualcosa. Mi ha fatto una domanda precisa: perché non l'ha sposata? Perché non l'ha sposata anche quando è nata la bambina? Sì, è vero quello che tu dici. Lui ha risposto un po' in trasferimento. No, io questo te lo dico io, perché? Perché devi sapere che la povera Teresina veniva da una famiglia di agricoltori, era di una famiglia non dello stesso rango, perché il Gimigliano, mentre la mia bisnonna, la mamma di mio nonno, era una De Salazar. Ma però non rischiamo di sbarare dopo. No, vabbè, questo c'è, non sto dicendo, era una De Salazar, sul libro questo Emilio non l'ha scritto, perché, quindi, è una De Salazar, quindi c'era questo contrasto che il mio nonno non voleva che se non sposava uno dello stesso rango, e allora c'era questo rapporto padre-figlio che veniva mantenuto. Non spero. Emilio, volevi aggiungere? Vai. Allora, chi è l'uomo misterioso? Allora, l'uomo misterioso viene descritto come un uomo. Come un uomo. Sappiamo chi è e non l'abbiamo scritto perché non ci dobbiamo sentire al riparo nel sapere con l'indice puntato chi è. Perché saremmo, anche qualcuno di noi avrebbe fatto quello che ha fatto quella persona lì. Non basta puntare l'indice per sentirsi bene con se stessi.
Sì, vai. No, 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 no. Grazie, sono ultra soddisfatto e comunque chi ha responsabilità su questa ingiustizia è stato già condannato. Perché c'è nello sguardo di Yolanda Cimigliano, all'ultima pagina del libro, c'è uno sguardo fulminante e quello sguardo è la condanna a questa cattiva gente. Io a questo punto direi di smorzare un pochino i toni, che comunque non sono stati alti, anzi è stato un dibattito molto, molto bello che ha svelato alcuni retroscena molto molto interessanti, e quindi chiamerei Michele Stanizzi per eseguire il brano Una ballata per un matto. Un applauso a Michele Stanizzi. Buonasera a tutti, grazie per avermi invitato alla presentazione di questo libro, la cui storia di Teresina mi ha fortemente colpito e commosso. Io vi farò ascoltare una canzone in tema con l'argomento in questione, ed è una canzone che ho scritto un bel po' di anni fa. È una canzone piuttosto corta, una canzone dalle parole semplici e che tocca le corde del cuore, una canzone che riguarda una storia vera. Il titolo è Ballata per un matto ed è la storia di un uomo che impazzisce da bambino e finisce in manicomio, forse proprio nello stesso manicomio di Teresina, e da dove durante la sua vita uscirà ed entrerà più volte. Ma come se tutto questo non fosse già abbastanza, si ammala anche di cancro per poi morire in una casa di cura dove qualche volta anch'io sono andato a trovarlo. E egli era un mio vicino di casa e ricordo che aveva un giradischi che faceva risuonare in tutto il vicinato, in tutto il quartiere, e non c'era giorno che non ascoltasse sempre solo due canzoni, Casa Bianca e Mamma soltanto felice. Vi faccio ascoltare Ballata per un matto. Grazie. La 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 la
certo punto mi parla e mi dice così, ascolta per me. Ma come ricordi, accompagnami a casa nel mio letto disfatto, vorrei ritornare, è l'unico posto dove riesco a sognare. Cavalli bravi e castagni nel mare, pugnali e fantasmi nei camposanti, il senso lo trova che riesce ad amare. Senti, le rondini tornano, un giradischi che suona, una canzone che canta. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Lai 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 lai. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. Grazie. Allora, io a questo punto vorrei cedere la parola a Don Giovanni Scarpino. Non so se riuscite a passargli il microfono. Creatura, va rispettata, va cercare
ci deve essere proprio quel rispetto istintivo, nessuno me lo deve dire, è vero, l'agenzia educativa, la scuola, la famiglia, la parrocchia, evidenziamo sempre questi aspetti, no? Il rispetto, l'amore, è qualcosa che deve nascere sempre, anche dinanzi a una persona, l'ultima persona di questo mondo, la persona peccatrice, lui deve essere sempre con volto umano, a prescindere dalla fede, demostra la fede qui, proprio il rispetto che ci deve essere della persona, e spesso noi notiamo come non c'è, si uccide in altro modo, si uccide con le parole, si uccide con i social, si uccide in ogni modo si uccide, perché? Perché dobbiamo distruggere qualcuno, dobbiamo annientarlo, non deve esistere, e avviene anche nelle famiglie, avviene in questi giorni anche in delle feste patronali, persone che sono picchiate senza nessuna pietà, dinanzi a una festa patronale, oggi leggevo Palermini, l'altro giorno San Sostro, quindi siamo dinanzi a una rivalità che deve scomparire, quindi il primato deve dire la centralità della persona e il bene comune, voi l'avete evidenziato tutti quanti, quindi da questa sera c'è un impegno comune di più, di poter fare di più, di interpretarci. Cosa posso fare io? Cosa posso fare io di più? Anche noi che compiamo drammi, vi assicuro che la sofferenza c'è, esiste, compiamo drammi, situazioni difficili da affrontare. E persone che vogliono farla finita, persone che vogliono morire, e forse perché non c'è nessuno che li rispetta come uomini. Nessuno si accorge della sofferenza altrui, e allora come cittadini, buoni cittadini, oltre ad essere buoni cristiani, ancora di più, dobbiamo mettercela tutta affinché veramente possa rispettare sempre il primato dell'etica, la centralità della persona e del bene comune. Allora, siamo in una sala molto importante, importantissima, perché da questa sala si governa un paese. C'è un impegno da parte del sindaco, dell'amministrazione comunale, tutti nuovi, Fabio Rosario, questo è pure assessore, però come sindaco l'abbiamo avuto, quindi un augurio di cuore affinché possiate veramente fare tanto per questo comune, per questo circondario, ricordandoci delle belle figure che abbiamo, Carmela Borelli, donne esemplari, madre eroica, Concetta Brasile, da Grove, prima laureata, Alevando, di Cuturella e tante donne, e tra queste donne questa sera c'è Teresina, c'è Yolanda, ci sono tante persone che hanno sofferto, che meritano il nostro amore, e ricordateci l'inno della carità di San Paolo, con la carità, con l'amore che tutto scusa, tutto sopporta, non si compie, non si manda, ma come avete evidenziato non va a cercare. Non si compiace dell'ingiustizia, non si compiace dell'ingiustizia, ma va alla ricerca della verità. Come dice Emilio, una verità fatta senza vendetta, senza altri strumenti, se non no, con il perdono e con l'amore. Però la verità bisogna farla divergere, quindi voi siete riusciti e soprattutto la figura, io ho visto Giuda, nella figura del portiniere dell'albergo, si è venduto, del bene e del male è stato un Giuda, e che il Signore abbia pure pietà di voi. Grazie Don Giovanni per questa... Grazie ad Alcide che mi ha invitato, grazie al professor Alcide, alla famiglia, perché è stato un invito inaspettato. Grazie. Allora, a questo punto ci accingiamo alla chiusura e io farei un piccolo momento sorpresa con l'opera della professoressa Giovanna Pingitore, che durante questo nostro dibattito ha messo su tela tutto ciò che noi abbiamo detto, raccontato e discusso, quindi Giovanna, se ti va possiamo, insomma, se ti va di avvicinarti, così facciamo vedere il quadro a tutti.
Presentateci meglio l'artista Giovanna Cugitore, perché io l'ho conosciuta come dire una ragazzina normale, però adesso è docente. Sapevo che aveva intrapreso un percorso di studi in questo campo. Io in realtà non volevo dirlo perché giusto 2 settimane fa abbiamo fatto un evento insieme e mi sono profuso in ringraziamenti nei suoi confronti, perché Giovanna siamo stati compagni di scuola, quindi c'è una stima reciproca infinita, e infatti non avevo dubbi che il risultato finale fosse un'opera di grandissimo pregio. Faremo un applauso a Giovanna. Allora io farei il momento foto della consegna del quadro. Grazie davvero. Lasciare il campo alla canzone di Mario Migliarese, che seguirà il brano Teresina. Buon ascolto. Emilio, poi volevi aggiungere qualcosa prima dell'intervento di Mario? Ho pensato fuori al CID, ma soprattutto mi preme di ringraziare l'amministrazione comunale della persona del primo cittadino. No, è una battuta un po' sarcastica, nel senso che con lui... No, che carne, figura! No, perché io ho seguito il sessale calcio per tanti anni, l'ho accompagnato fino alla Serie D, e poi mi sono fermato. Mi sono dovuto sempre sopportare il cane del gruppo che si arrabbiava sempre per i gol che non entravano, però poi entravano. E quindi vederci questa sera sotto altri ruoli, altre responsabilità mi fa veramente piacere, e credo che faccia bene sessare, perché è una persona di sani principi. Se uno è onesto calcisticamente lo è anche professionalmente. Questo è una Infatti eravamo in 3, no? In quelle domeniche infinite, io, Emilio, da qui insomma vi racconto come ci conosciamo con Emilio. Con Emilio e Carmine a guardare le partite del Sersale ogni domenica, a fare la cronaca per i rispettivi giornali, quotidiani e gazzetto. Insomma, ci siamo presi tanta pioggia, tanta neve. Però poi alla fine la tribuna stampa era nostra. Sì, alla fine quando sei andato la tribuna stampa. E quindi mi ha fatto, ripeto, tanto piacere oggi rivederci dopo tanti anni. E mi collego sul ringraziamento a Carmine e sulla tua riflessione, che Carmine, insomma, lui è un grandissimo e verace tifoso del Sersale, però Carmine fa anche le telecronache del Sersale, e nonostante questa sua grande passione e trasporto per il Sersale, come ha detto Emilio, è persona che riesce sempre a essere obiettiva e super partes nei confronti, e se lo è nello sport, sono sicuro, mi accodo a Emilio, che saprà esserlo anche nella guida del paese e della città. A questo punto io andrei con il nostro artista Mario Migliarese. Grazie. Scusa, me lo devi consentire. Succede alcune volte, Emilio, che alcune storie che vengono raccontate, tu mi hai parlato di Teresina, e ti toccano dentro,
è stato come un piccolo seme che poi col tempo è andato sempre più a crescere e sentivo il bisogno di parlarne. Allora sono andato su YouTube per cercare il manicomio dove lei è stata ricoverata, la DG di Falco, e ho visto un video fatto da poco tempo da una persona che ha fatto vedere tutto il degrado di quel luogo e mi ha colpito una cosa. All'entrata c'è una specie di ponticello, chiamiamolo così, dove sul muro c'è scritto in bianco questa frase: sai quanto ti amo, puntini sospensivi. Questa cosa qui ha dato il via a tutto, ha dato il via a tutto. È come se io fossi entrato nel cuore di Teresina e avessi sentito questa frase, chissà quante volte il marito, io lo chiamo marito perché si amavano profondamente, quante volte lui gliel'avrà detto che l'amava. E in quel momento dove gli è stata tolta la famiglia, l'amore perché il marito era morto, gli affetti, la sua casa, che cosa gli restava? Se non il ricordo di questo amore, e questo amore che le dava forza per andare avanti, l'amore di suo marito e l'amore che lei provava per sua figlia. E nella canzone vengono descritti questi momenti. E poi la conclusione: non si sono mai sposati, però io ho avuto questa immagine nel cuore. Ma lei, quando se n'è andata perché è morta, dentro il manicomio si è aperta una porta, quella porta che lei voleva che si aprisse prima, ma si è aperta una porta e lei ha visto una luce. E lei capisce che quella luce è l'amore che le ha dato forza ed è suo marito che l'aspettava oltre quella luce. Thank you.
sognare. La vostra presenza e grazie di nuovo.